cappello. Hai capito o no? Devi sempre portarci il tubo. Sempre lavorare con quello che ho captato un suggerimento di evitare scambi prolungati, ma non può fare diversamente, però credo che sia l'unica strada, però quella. E siamo alla quinta ripresa, incontro molto duro. Fino a questo momento vantaggio per Vienias. Incontro però corretto. Da lontano Paris. Risponde immediatamente Vienias con le braccia più lunghe che... Ancora il tentativo di Paris, che in questo momento sta tentando probabilmente di trovare il pertugio nella guardia stretta di Vienias, per poi partire con le sue... No, ha perso soltanto l'equilibrio, sì. niente di che. È rimasto però un attimo il sinistro a sedere. Ma, il gancio di Paris è arrivato a segno. Il gancio di Paris, sì, ma Vienias prima non mi pare che fosse arrivato. Ha preso un po' il contropiede Paris prima, poi ha reagito bene. È stato uno scambio, è stato favorevole al nostro pugile. Sinistro e destro di Paris, precisissimo. Ma risponde tenta di reagire Vienias questa volta, però lo fa in maniera meno incisiva, a mio avviso, e anche meno precisa. Forse è calata la... Beh, l'energia. I due colpi di Paris immediatamente precedenti erano stati molto forti, molto... molto... Ma speriamo sentiti. Che si abbiano rotto quella che è la forza di questo pugile polacco, che veramente è di una sicurezza e di una serenità, tranquillità, guarda il suo avversario dall'alto al basso, anche perché è più alto di lui. Riesce ad andare a bersaglio grosso Vienias, poi Paris con il sinistro ancora. Va a bersaglio grosso Paris con il sinistro, abbassandosi. Non ottiene grossi risultati, però Vienias non si può muovere, non può andare avanti. A vuoto Paris. Deve partire prima ancora di essere colpito. Molto attento il nostro pugile, concentratissimo. Sa bene che non può fallire questo appuntamento. Attenzione, il testo di Vienias. Da bene la non lo può fallire se non dopo aver messo tutto su quel lato. Bene la reazione di Sven, che è arrivata fuori, a segno. Fuori dubbio, va sul sinistro ancora di Vienias a battellare. Che fatica. 1-2 di Paris, non precisissimo. Gli attacchi di Paris demolissero un attimo quella che è la... Vediamo, l'unica cosa è che quando lui tenta i colpi a bersaglio grosso, che contro il pugile longilineo dei fianchi stretti sarebbero veramente due colpi di Paris. Colpi ancora non ci visto. Reagisce Vienias, ancora Paris sugli attacchi di Vienias e termina la ripresa durissima, questa fiammata finale, qualche cosina in più forse, però è una ripresa di equilibrio. Non l'ha perduta. No, non l'ha persa, no. Grazie a questa fiammata finale. Sì, sentiamo l'angolo, vediamo tre bellissimi colpi. Il match sta lì, perché tu fai l'azione, però lui dà qualcosa di più nell'esecuzione. Sì. Lui ti sta portando, ormai lui sta stanco, ti sta portando sul sinistro, che fa? Esce a destra, metti su destra. Però non ti attacca a lui, non devi subire la sua reazione, basta attacca lì. Non vengi destra, coppo dritto su, è largo. Va. Vengi destra, coppo dritto su. Perché lui fa così, lui, nel suo sinistro. Dai che ti do un forza a te. Zurro l'ha detto una cosa intelligente, sì, fai bene, ma lui fa qualcosa in più. Occorre dirglielo a pugile come sta la situazione. E siamo alla sesta ripresa. C'è qualche cosa per Vienias fino a questo momento, non è l'incontro, non è certamente in mano a Sven Paris. C'è da sperare però che gli attacchi, questo tipo di questo pugilato di Sven, stanchi, indebolisca un attimo quella che è la tattica del pugile polacco, che è una tattica che è veramente tecnicamente elevata, pulita. Vediamo, l'importante è capire se la preparazione di Sven Paris è tale da poter tenere un ritmo alto e continuo.
incitato a gran voce dai suoi concittadini, Sven Paris, entusiasmo massimo qui al Palasport di Frosinone. Fino a questo momento è una ripresa abbastanza inespressiva rispetto a quanto fatto vedere dai pugili fino ad ora. Probabilmente anche il pugile polacco sta prendendo fiato, non sembra dall'apparenza, ma probabilmente è stanco anche lui. Ma lui, pugilato così da lontano, a distanza per lui va benissimo. La reazione di Paris è vuoto questa volta. Ma velocissimo nello spostamento delle gambe il pugile polacco. Prova ancora in destro da lontano Vienias, il sinistro segno. Il gemo segno da parte di Vienias. Troppo bello quel questa diretto. Volta non ha reagito Sven. Non ha reagito anche perché si è portato subito fuori la eventuale gittata dei suoi colpi. Si è inciampato un po', ma è un po' come quanto è successo a Paris prima, anche perché si muove molto sui piedi, stava arretrando, è arrivato il colpo, ma niente di che, non è quello che fa, che dà problemi. Attenzione, devono essere improvvise le serie di colpi, ha sempre un attimo di anticipo Vienias normalmente, poi Paris riesce a portare i suoi colpi, ma certamente è bravissimo Sven. Ecco la serie del nostro pugile, ha caricato i colpi quando riesce a scaricare sull'avversario, che poi reagisce comunque, risponde subito. Ah, si sciolta la scarpa. Ah, ecco, è stato stranissimo perché Vienna si è portato su Paris, che sembrava subire il suo attacco, poi è andato indietro e ho capito, la scarpa sciolta. Lo abbiamo qui di fronte, vediamo che il suo volto è sereno, tranquillo, sta guardando il manager che le allaccia le scarpe, non sembra nemmeno molto affaticato, vediamo. Siamo, ripeto, nel corso della sesta ripresa. Se questi 20 secondi di pausa sono serviti a qualcuno dei due. Termina la ripresa in equilibrio. Non c'è motivo. Sguardi di sfida che non dicono nulla. No, non so che è successo, forse un colpo dopo il gong. No, è stato che Sven l'ha fissato dopo il gong. Va bene, sentiamo l'angolo, Tomazzetti. Però tu, non è buttato via. Tu vai, vai. Vai, vai. Quindi, noi dobbiamo costruire la vittoria. Non possiamo fare. Guarda a me, quel lavoro importante di adesso è il sinistro, quando lui viene, perché anche lui adesso è stanco. Ora, ora. Adesso lui, pure lui è stanco, però cerca di metterti in testo, tu te ne prendi. Adesso ci siamo fatti, dobbiamo vincere, questo si prende.